Inviate gli agnelli al sovrano del paese, da Sela verso il deserto, al monte della figlia di Sion. Come un uccello ramingo diventeranno le figlie di Moab ai guadi dell'Arnon. Dacci un consiglio, prendi una decisione. Rendi la tua ombra come notte in pieno mezzogiorno. Nascondi i dispersi, non svelare i fuggitivi. I dispersi di Moab siano tuoi ospiti. Sii loro rifugio di fronte al devastatore. Perché non c'è più il tiranno, la devastazione è finita, è sparito dal paese il distruttore. Il trono sarà reso stabile con la pietà, e su di esso siederà nella fedeltà, nella tenda di Davide, un giudice premuroso del diritto e pronto alla giustizia. Abbiamo udito l'orgoglio di Moab, l'eccessivamente superbo, la sua alterigia, il suo orgoglio, la sua arroganza, l'inanità delle sue pretese. Perciò i moabiti elevano gemiti su Moab, tutti insieme gemono per le focacce di uva di Kir-Kareset, gemono tutti costernati. I campi di Kesbon languiscono, come anche le vigne di Sibma, i cui tralci calpestarono i dominatori dei popoli. Essi arrivavano fino a Yazer, penetravano nel deserto, le loro propaggini si estendevano ed oltrepassavano il mare. Perciò con il pianto di Yazer piangerò le vigne di Sibma. Ti inonderò con le mie lacrime, o Kesbon, o Eleale, perché sui tuoi frutti e sulla tua raccolta è piombato un urlo. La gioia ed il tripudio sono scomparse dai frutteti. Nelle vigne non si tripudia, non si acclama. Il vino non lo pigia il pigiatore, il grido è cessato. Perciò le mie viscere fremono per Moab come una cetra ed il mio intimo per Kir-Kareset. Moab si mostrerà e si affaticherà sulle alture. Entrerà nel suo santuario per pregare, ma non gli gioverà a nulla. Questa è la parola che il Signore indirizzò un tempo a Moab, ma ora il Signore dichiara: in 3 anni, come quelli di un salariato, sarà disprezzata la gloria di Moab con tutta la sua numerosa moltitudine. Ciò che rimarrà sarà un piccolo numero, insignificante.